Benvenuti a tutti, questo, come immagino già sappiate quasi tutti, è il terzo e ultimo incontro della rassegna che abbiamo chiamato Dialoghi nell'immaginario. Brevemente ricordiamo che il primo era dedicato al Mostro e la Terra, ha avuto come ospiti Eleonora Rimolo e Giuseppe Nibali, e il secondo invece La lingua e l'ascolto, ha visto in dialogo Carlo Celan e Naiche Agatha Labiunda. Oggi invece appunto è l'ultimo e parliamo della Camera e del Perturbante. E i nostri autori sono Silvia Righi e Simone Burratti. Allora, io ve li presento proprio brevemente, vi dico un pochino chi sono loro e poi entriamo subito nel vivo e cerchiamo di dare più spazio possibile. Allora, Silvia Righi, classe 1995, laureata in Lettere Moderne a Bologna, da 4 anni si occupa di comunicazione e eventi culturali, collabora all'organizzazione di manifestazioni come il Festival Letteratura di Mantova e la Festa del Racconto di Carpi. Gestisce un gruppo di lettura Under 35 presso la Biblioteca Loria di Carpi, è redattrice del blog Medium Poesia e insieme a Simone Burratti e a Stefania Margiacchi ha curato il progetto di poesia arte contemporanea Paralleli. Sue poesie sono apparse su Formavera, Nuovi Argomenti e soprattutto pochissimi giorni fa è uscita la sua opera prima, che è Demimonde, di cui parliamo, che è lì alle sue spalle. E di cui parliamo stasera, è uscita per la casa editrice NEM, che è lo stesso editore del libro Progetto per S di Simone. Quindi abbiamo anche questa coincidenza, insomma, di editore. Simone Burratti, invece, classe 90, vive a Padova, è stato fondatore del sito Formavera. Poesie e racconti suoi sono apparsi su principali blog e riviste e in diverse antologie, tra cui Poeti per l'infinito, di Felice 2019, Abitare la parola, Poeti nati negli anni 90, La Dolfi 2019 e Planetaria, 27 poeti del mondo nati dopo il 1985, uscito nel 2020, Tao. Progetto per S, l'abbiamo già detto, uscito per NEM 2 anni fa, 3 anni fa ormai, giusto 2017. Ha vinto diversi premi, tra cui il premio Castello di Villalta Giovani, Camaiore Proposta, ed è risultato finalista al Maconi e al Cetona Verde Giovani. Simone gestisce anche attualmente un canale YouTube molto bello, di cui però magari parliamo anche dopo, abbiamo anche detto che vediamo qualcosina. Allora, questi sono loro. Io, come dicevo, voglio lasciare il più spazio possibile, quindi mi limito proprio a una riflessione molto molto breve che ho fatto leggendo i loro testi. E tra l'altro vi invito a recuperarli entrambi, a leggerli per intero perché ne vale diverse, soprattutto da un punto di vista formale, linguistico, e ve ne accorgerete ascoltandoli. Però io ne parlavo già con loro, ho trovato dei punti comuni, soprattutto a livello tematico e anche semantico. Ora vi dirò due o tre cose, poi mi piacerebbe in realtà accompagnare con alcune letture insomma, dei loro testi per giustificarle, queste cose, però in realtà non lo farò perché non voglio togliere la gioia della lettura a loro, quindi insomma, poi magari ci torniamo dopo. Dunque, intanto nelle loro camere, in entrambe le camere, si dorme pochissimo. C'è proprio un'assenza di sonno che agisce materialmente sulle cose, sulla materia, no? Che costituisce la camera e anche su quello che la camera contiene di materiale e non. Quindi c'è questa assenza di sonno, una presenza invece di vuoto, che magari poi andiamo a circostanziare meglio. E poi, a proposito già di perturbante, c'è un terzo elemento comune che mi piace sottolineare, che è questa presenza, diciamo, simbolica, ma neanche poi troppo, dell'utero, che compare nei testi di entrambi, e tra l'altro in alcuni testi anche che leggono questa sera. E a me questo, io lo ecco, la voce dei cani, l'ho trovato molto interessante questo elemento perché forse non tutti sanno che quando si crea l'embrione, l'embrione è contenuto dentro una struttura che si chiama camera gestazionale. E quindi è come se cominciasse proprio tutto da dentro una camera, fino da prima della nascita, da nascita fisica.
E, è come se si passasse da una camera interna o interiore a una camera esterna. E, in ogni caso, insomma, siamo da subito configurati dentro questa camera. E io su questa suggestione che vi ho buttato lì, taccio e lascio la parola a Silvia. Le chiedo se ha voglia di leggere subito uno o due, insomma, quei testi che vuole leggere e poi iniziamo, insomma, il dialogo. No, grazie mille, sono delle belle suggestioni in realtà. Adesso sì, se la regia mi mette i testi, io vorrei leggere appunto il secondo e il terzo, perché appunto ho selezionato quattro testi, quindi ecco, scendi solo, che leggo il secondo, e quei, perché appunto mi sembrano due testi calzanti, appunto, rispetto anche alle suggestioni che tu hai dato. Se mi addormentassi una notte senza premonizioni. Se mi addormentassi per 30 anni, la camera comprimerebbe gli oggetti fino a ridurre le cose in sogni e i sogni immondi. Ci siamo conosciute ovunque, ovunque è stato un ritorno. All'origine si incastra il dilemma del dolore. Le scelte sono le figlie, cresciute in abiti d'argento, a nascondere gambe magre come sedani. Esiste. Come un'eccezione o un errore, la porta senza porta. Nel trapasso non sei chi sei stata, né chi attende. Le voci dicono che la carne era rancida, che lei resterà figlia. La crepa si apre da fianco a fianco. Morire solo per la mala carne, l'ossessione. Il trancio si guasta vicino all'utero e lei già sogna, come sognano i ciechi, la pupilla del bovino che l'avvelena. Sì, sento l'applauso nella mia testa e va benissimo così. allora, no, la questione del sonno in realtà che tu hai tirato fuori è fondamentale in realtà, soprattutto, cioè in realtà in tutto Demimonde, però soprattutto nella prima e nella seconda sezione, no? Proprio, ma forse anche una proiezione del fatto che io probabilmente dormo sia notte che notte, quindi comunque soffro di insonnia, quindi tutte le volte che riesco a fare più di 3 ore di sonno, scrivo tutti i miei contatti e dico, oh, ragazzi, oggi non sono allucinata. E quindi questa cosa inevitabilmente si è proiettata, diciamo, anche all'interno del libro, a un certo punto di vista. E, no, quello che a me interessa e quello che cerco di indagare in Demimonde sono degli stati di alterazione, no? Sono degli stati liminari che in qualche modo siano mondi di mezzo, no? Quindi proprio in questo senso, demimonde tra quella che è la realtà e quello che è il sogno, tra quella che è la realtà e quella che è l'allucinazione, no? Quindi questi stati che in qualche modo siano una sovrapposizione di diversi piani, del piano della realtà e di un piano altro, perché secondo me diciamo, in questi contesti che in qualche modo si generano le visioni, cioè sono stati che incidono pesantemente, no, sulla percezione dell'individuo e come hai detto tu è una cosa molto interessante, agiscono sulla materia della camera e perché naturalmente cominciano a perturbarla, cominciano a trasformarla, no? Nella camera, in questi stati, no, di sospensione anche di perturbazione in qualche modo. Tutte le cose cominciano ad assumere altre forme, gli oggetti si fanno troppo vicini, si fanno mostruosi, compaiono delle apparizioni da un certo punto di vista. E questo perché io ritengo molto interessante circoscrivere, ad esempio, delle storie, dei personaggi all'interno dei luoghi chiusi. Ecco, per me questa è una cosa fondamentale, per me qualsiasi storia dovrebbe essere raccontata all'interno di un luogo circoscritto perché è quello che fa, diciamo, reagire in modo estremo, no? È quello che appunto sul lungo termine, intendo un luogo chiuso, agisce sulla percezione dell'individuo ed è sulle pareti della camera, no? Sulle pareti del luogo chiuso che si proiettano i desideri più reconditi, appunto il rimosso, le fantasie come gli incubi in qualche modo. E allora la camera diventa schermo, no? Diventa proiezione di tutto ciò che in qualche modo era sepolto e soprattutto perturba la normalità. Quindi ciò che prima ci sembrava comune, no? Ci sembrava possibile, ci sembrava molto vicino e familiare, ecco, perché questo poi significa
perturbante, no? Il perturbante è il termine tedesco, contiene sé il termine camera, cioè il termine, scusami, il termine casa, il termine familiare, quindi è ciò che non è, che in qualche modo è familiare ma allo stesso tempo non lo è, no? Genera questo paradosso e l'assenza, secondo me l'assenza di sonno si ricollega a questo, no? Si ricollega al vedere le cose che prima erano familiari, improvvisamente che diventano allucinazioni, diventano qualcosa di orrorifico in qualche modo. E poi ci vede la presenza simbolica dell'utero, assolutamente. È una presenza forte. In realtà adesso vorrei dire come io la collego alla camera, in realtà come anche la camera si sviluppa all'interno di Demimonde, perché naturalmente non è una camera unica, diciamo che ha più manifestazioni in qualche modo. Nella prima sezione è la camera fondamentalmente presa dall'immaginario dei trovatori, in particolare da uno dei testi forse più famosi in realtà della letteratura occidentale, che è Lo fermo voler che il cor m'intra di Arnaud Daniel, e dove appunto, che è un testo incredibile non soltanto per il modo in cui tematizza il desiderio, no? Ma anche perché replica nella struttura metrico-stilistica l'architettura del desiderio, l'architettura di questa camera dentro la quale si trova la donna, cioè l'oggetto del desiderio, che è inaccessibile per l'uomo poeta. E nella seconda sezione, invece, che è la seconda transizione, la camera, quindi scusatemi, nella prima sezione la camera è anche il teatro dei desideri, no? Il luogo di artificio in qualche modo. Nella seconda invece si ricollega alla casa delle bambole, che è forse un po' il perturbante per eccellenza, no? Perché appunto è oggetto di giochi infantili, un luogo di anche sicurezza, no? Assoluto controllo, luogo di. Così, questi film, ad esempio la casa di Barbie, in questi colori pastello, in cui non è difficile inserire un elemento estraneo che possa in qualche modo risultare inquietante, che possa perturbare. E in quello che è il processo di Demimonde, dove c'è una regressione, questo c'è anche nel libro di Simone, in realtà, una sorta di regressione a uno stadio originario, no? Uno stadio iniziale. E capito, poi magari se vuole dire qualcosa in merito, cioè, lui ha proprio anche scelto una poesia dove si parla proprio del camminare indietro nell'utero della madre. La mia è una regressione che porta a una creatura X, insomma, una creatura nella quale si appunto come posso dire, nella quale che è originaria e generatrice, nel senso che nelle stanze della sua mente, nella mente di questa creatura, si generano tutte le vite possibili che un individuo può esterire. Quindi in questo senso è generatrice, no? In quel senso in questa mente è anche un utero. Però per arrivare a questa creatura bisogna attraversare la casa delle bambole, bisogna attraversare il luogo dei legami di sangue, no? Legami di sangue che non sempre vengono scelti e che si ereditano, di conseguenza. Come si eredita, no? Il male, si eredita anche il bene, e la casa delle bambole è perturbante per questo, per questa doppia possibilità. E infatti questo secondo testo che ho letto viene proprio da questa sezione, ed è un testo a cui tengo molto, perché in realtà sovrappone due situazioni. Una situazione che riguarda uno stato di alterazione che in particolare li conducono all'ipocondria, perché questa lei, questo soggetto che domina la seconda sezione, ingerisce della carne rancida e quindi pensa di stare per morire, e questo propone un secondo piano, ovvero quella della sterilità femminile, sterilità vissuta, no? Come mutilazione, come anche mancanze, come corruzione in qualche modo. E quindi c'è questo doppio piano, no? C'è questo utero che è sterile, quindi percepito come in qualche modo qualcosa di difettoso, qualcosa di corrotto, che si somma all'idea di essere corrotti dall'interno, da qualcosa che si è ingerito, ecco. E quindi c'è anche questa percezione del cibo, di questa cosa naturale, così come naturale il sonno, no? Di come parlavamo prima, di questa percezione assolutamente alterata di quelli che sono gli elementi naturali, no? Delle azioni naturali che a un certo punto cominciano a essere orrorifiche, cominciano a guardarti dall'interno come, diciamo, proprio una pupilla di bovino, come dicevo. E Che non tra è quella l'altro. di Buñuel, tra l'altro, perché mi sa te l'avevo chiesto, non è quella di Buñuel, No, non è quella, era proprio un'altra cosa, però ci sta, effettivamente il riferimento non l'avevo, cioè, non l'ho pensato a posteriori, in realtà non era nelle intenzioni della poesia. Però appunto io sono rimasta stupita appunto quando ho letto il testo di Simone, di questa poesia, no? Che riguarda appunto questa regressione dell'utero materno, che mi ricorda anche alcuni film di Gaspar Noè, no? Che c'è l'inquadratura proprio all'interno delle viscere della persona, e poi la regressione proprio alla persona intera. E quindi insomma è così, non so se magari se mi vuoi dire qualcosa su questo.
Sì, allora, che faccio prima? Vi leggo i testi, poi parlo. Come vi pare? Sì, dai, facciamo vedere dopo il video. Io pensavo in realtà di farlo dopo. Ah! Ma però adesso dai, stavamo parlando bene, quindi Vabbè, sì, dai, andrei ok. anche sull'utero e poi visto che Vabbè, no, perché almeno leggevo il testo, insomma, cioè. Silvia, cioè il tuo utero nel senso tutto letterario, non il tuo utero reale, è configurato cioè, come appunto una cosa chiusa, una camera. Invece nel testo di Simone, adesso poi se ce lo legge, è più un luogo anche di viaggio, perché effettivamente succede qualcosa. Sì. Vabbè, allora, prima vi leggo due testi, tra cui quello, così poi dopo dico questa roba qui. Allora, il primo è un inedito, non è quello dell'utero, si intitola 758 e probabilmente sarà il testo iniziale del libro che arriverà tra una decina d'anni, che fa parte di una sezione che in realtà è un po' una specie di epilogo o appendice di Progetto Press, perché poi il libro andrà un po' altrove. Vi leggo questo e poi dopo vi leggo appunto quello dell'utero, che poi vi devo un attimo spiegare due cose prima. Adesso siediti, rilassati, espira con lentezza, stringi gli occhi nel pensiero e dimmi: com'è la vita senza un significato? Dormire senza sonno, non sentire il sapore del cibo. E quel prurito continuo ai capelli, sotto i bulbi, che scava tra le placche del cranio come per estrarre il vuoto. Le armi pesanti, il focus, non era una soluzione. Le proiezioni erano tutte errate. Fuori dal tempo, ferma nello spazio, sempre la stessa cassaforte di metallo, combinazione 758. Le sue pareti fredde a contatto con la guancia, gli angoli che risucchiano la luce dei tesori al suo interno. È stata di tuo nonno e di tuo padre. Adesso è vuota. Come ogni tesoro, come ogni cassaforte, come ogni narrazione vera e indotta, fatale o profana che deservi. Non sei speciale, sei solo strano. 30 anni e forse ancora senza accorgertene. Dall'altro lato della cassaforte. L'altro testo, che ve lo leggo da qui sperando che non ci siano i cani a rompere i coglioni, è appunto, si intitola Sting Fist e in realtà sarebbe una. Aspettate, metto la cosa. Niente, non ci se la fa, eh? Li sentite tanto i cani? No, dai. Ok, vabbè. E in realtà sarebbe una riscrittura di un brano dei Tool, cioè di un pezzo dei Tool, insomma, che parla appunto di fisting. Però all'interno ci stanno dei riferimenti al finale di un videogioco strafigo degli anni 90, se non sbaglio, che è Upbound, in cui praticamente sul finale questi ragazzini. Per salvare il mondo devono eliminare questa creatura, insomma, malvagia, e visto che è troppo potente per eliminarla, devono andare nel passato con questa specie di meccanismo in cui loro si ritrovano dentro gli scafandri che viaggiano nel passato, inserirsi in questa cosa che è praticamente un utero e arrivare fino all'embrione quando ancora non era potente come il presente e ucciderlo, quindi praticamente la simulazione di un aborto. E quindi queste due cose si mescolano un po', quindi se si va dal fisting per arrivare all'aborto in qualche modo. Qualcosa deve cambiare. L'insoddisfazione non dovrebbe essere un peso. La sovrastimolazione intorpidisce, l'oltranza intorpidisce. Eppure è qualcosa che non voglio sostituire con nient'altro. Come se nient'altro potesse soddisfarmi, nient'altro funzionasse come allegoria di, fosse abbastanza per. Ogni minuto che passa ho bisogno di qualcosa in più. Un dito oltre il limite, un gomito oltre il limite. Ho sognato di entrare nella vagina di mia madre e ripercorrere a piedi tutto l'utero. Lo so che è brutto perdere la sensibilità. Non lo desidero, ne ho bisogno e basta. Per sentire di più, per sospirare di più, per quello che si dice sentirsi vivi, il corpo che reagisce. Voglio prendere da te tutto quello che mi manca. E ancora, voglio toglierti tutto quello che mi dai. Le pareti dell'utero erano tuberose, arrivare fino al feto è risultato faticoso. La delicatezza non è del nostro tempo, bisogna scavare per sentire qualcosa.
Posso aiutarti a trasformare i momenti di stanchezza in momenti di piacere, a calibrare con precisione dolore e godimento un passo dopo l'altro, ristabilendo l'ordine delle cose. Una spalla oltre il limite, un tuffo oltre il limite. Dal profondo del suo antro spettrale, ingolfato nel passato, il feto percepiva la sua sofferenza come la mia liberazione. Lo so che è brutto perdere la sensibilità. Spingere e insistere fino alla lacerazione. Non lo desidero, ne ho bisogno e basta. Adesso fammi vedere che mi ami, che c'è qualcosa che ci lega. Rilassati, girati e prendimi la mano. Farà un po' male, ma ti ci abituerai. Mi basta avere la tua fiducia. Mi basta che tu dica di sì. Non vorrei più sostituirlo con nient'altro. Allora, quindi, per questa cosa dell'utero, allora sì, generalmente le cose che ha detto Antinisca e poi anche Silvia sono abbastanza, cioè, coerenti, mi ci trovo dentro e c'è questa roba qui. L'unica cosa che posso dire è che c'è un po' una differenza, che è anche forse per il genere di appartenenza, non so, è che appunto Silvia parlava di un utero che genera e cose del genere, mentre invece per me non è così, cioè appunto la camera semmai è un'ancora di salvezza, è qualcosa, cioè un posto che protegge dall'esterno, no? Ma che allo stesso tempo ti ci blocca anche dentro. Però non è qualcosa che genera, non è qualcosa che è pronto per creare qualcosa, anzi, semmai in questo caso qui, anzi, si cerca di eliminare quello che c'è dentro. Quindi questo sì, per il resto, vabbè, sul sonno ha detto tutto Silvia, anche io soffro di insonnia, quindi questa cosa rientra. Diciamo che magari nel mio caso non c'è troppo, cioè sicuramente ci stanno dei momenti in cui l'allucinazione prende parte. Questo mi è venuto in mente adesso che oggi mi rileggevo quella che è la descrizione di Daemond che Silvia mette all'inizio del libro, e effettivamente al di là di questo mondo di mezzo è un po' come se fosse anche la modernizzazione del sistema epifanico in qualche modo, perché appunto alla fine parla del fatto che è l'occhio che si spalanca, se non sbaglio, dimmi tu, quando il sogno è ancora attivo. E quindi è questa cosa qui, no? Cioè quello stare a metà in cui tu effettivamente stai dormendo, ma ti svegli, cioè quindi nella vita cosciente stai dormendo, perché la vita cosciente fondamentalmente è sonno, e a un certo punto ti svegli, però sei un po' di qua e di là. E l'Epifania fondamentalmente, tutta la poesia del Novecento fa questa cosa qui, anche se in modi diversi. Però in realtà volevo più parlare del concetto di perturbante, ma anzi, anche togliendo questi termini un po' psicanalitici che non ci frega niente. Proprio del pornografico di questa cosa qui, che effettivamente c'è sia in me che nel libro di Silvia. E però secondo me c'ha due approcci molto diversi. Quindi, per esempio, io mi considero una persona abbastanza sex positive, non so, cioè sono una specie di esploratore del sesso, insomma. E questo però, quando vado a scrivere, non c'è. Cioè, quando vado a scrivere, tendenzialmente vado solo a vedere gli impulsi sessuali, ma che poi sono solo un esempio, in realtà tutto il libro è così, diciamo tutto ciò che è carnale, è legato al corpo, come qualcosa che ti blocca. E quindi anche quella cosa lì che in un certo senso va a scrivere il progetto su di te che tu non puoi controllare e che quindi, di cui quindi rimani vittima. E quindi diciamo che nel mio testo, per esempio, non c'è niente di effettivamente sessuale, al massimo ci sta più la masturbazione, ecco, che è una forma di egocentrismo in qualche modo, di egotismo, non tanto di piacere sessuale. E quindi semmai si va sempre oltre il limite, sempre per quasi esautorare di forza quella roba lì, quegli istinti lì. E invece, cioè, leggendo il libro di Silvia, lo dice anche Tommaso nella prefazione, c'è un po' questa cosa, e c'è anche l'orrore, se vogliamo. Cioè c'è sempre questa idea che la stanza che è sì rifugio ma anche qualcosa di un po' più orrorifico, questa fiaba un po' horror che si annida sempre lì, però c'è anche una componente che è l'erotismo, cioè c'è anche una declinazione del desiderio che sta dentro i testi, che si sente adesso in questi qui che porta oggi, non tantissimo, però in altri del libro si vede molto bene. E quindi, cioè, questa qui è una cosa che poi magari va analizzata anche a livello formale, cioè di cosa si scrive e perché. E secondo me c'è proprio anche una differenza di approccio. Questa cosa, infatti, volevo chiedere anche a lei come la vede. E, boh, cioè, possiamo dire, non lo so, un po' come andare allo zoo.
nel senso, uno va allo zoo, è sempre una cosa che può essere molto ambivalente, no? Cioè, se io vado allo zoo, vedo questi animali chiusi in gabbia, la prima cosa su cui mi concentro è la gabbia, cioè vedere che questi sono chiusi in gabbia, e quindi mi sale semmai il nervoso o l'ansia o quello che è. Nel caso di Silvio, certamente vede anche la gabbia, ma vede anche che dentro c'è un animale e rimane anche affascinato da quell'animale lì, che anche se non è libero è qualcosa. Quindi diciamo che penso che ci sia questa roba qui che poi va effettivamente anche sul piano formale a fare delle scelte di un certo tipo. L'io che sta dentro il libro di Silvia è abbastanza, è coinvolto da quello che sta vivendo. L'io del libro mio ci prova ma non ci riesce, quindi vede le cose dall'esterno. Quindi questo non so se volete dire altro voi. Sì, no, è assolutamente vero, in realtà, ma come dici tu è anche in realtà una differenza di scrittura, no? Non sono differenze di linguaggio, cioè tu me l'avevi detto già altre volte, aspiri diciamo a un grado zero della scrittura, no? A volte quasi, c'è quasi una volontà di annientamento, non so, tu sei proprio chirurgico nell'andare a esplorare anche quello che è magari, se non il desiderio, comunque appunto la questione della sessualità e invece io ho una volta definito il mio linguaggio, la mia scrittura un più uno. Rispetto al grado zero, effettivamente è così, è come se ci fossero anche nella mia scrittura, me ne rendo conto dei piani sovrapposti, no? Una volontà di tenere invischiato anche il lettore, no? Un po' come se la scrittura fosse il miele sulla lama. Però sono d'accordo sulla questione dell'erotismo, cioè il mio è sicuramente più proiettato all'interno delle situazioni, soprattutto io mi rifaccio assolutamente all'immaginario degli archetipi della fiaba, no? Ma questo perché li sfrutto proprio nella logica del perturbante, non so come dire, No, perché evidentemente non sei un'esploratrice del sesso e quindi sono non lo una fai nella sessonauta, carta, lo fai nella. no? Quella, quindi immagino tutte le cose nella mia testa, sì. Succedono un sacco di cose nella mia testa. E no, la questione è che. Vale. No, non sto parlando di cose serie, non interrompere machista figlio del patriarcato. E la questione appunto è che io trovo interessante l'immaginario della fiaba proprio perché, come posso dire, riporta in qualche modo un immaginario, no? E delle figure che sono connesse alle paure infantili magari più profonde, no? E allo stesso tempo però risultano familiari proprio perché sono paure archetipo, no? Paure che l'essere umano ha da sempre. E mischiare questo immaginario che è anche infantile con situazioni sono legate all'erotismo, che sono legate alla sessualità, mi serve nella misura in cui, come parlavo più prima, dal mio punto di vista, negli stati alterati il desiderio può diventare ossessione, diventa a un certo punto l'assenza dell'altro, perché di questo si parla in Demimonde fondamentalmente, no? Ma Nietzsche parlava del vuoto e questa è una cosa che c'è anche nel tuo libro, cioè l'assenza dell'altro che è soprattutto anche la figura femminile e quindi una distanza che può essere sia fisica che in qualche modo emotiva e questo quindi espande la nevrosi, questo contamina il desiderio, lo rende ossessivo. Anche nella logica, come dicevo prima, della lirica dei trovatori, no? Alla cui base c'è il concetto dell'amore come un luogo, ovvero io sono dove tu non sei costantemente. Ed è per questo che appunto anche c'è una poesia, in realtà anche nel mio libro, che sarebbe interessante metterla a confronto, in realtà che parla della masturbazione, però ci metto in mezzo una lumaca che striscia, Ci devi naturalmente. sempre mettere le immaginette in mezzo, insomma, perché altrimenti. Sì, faccio i quadrettini, sì. No, beh, diciamo che appunto secondo me questo è anche un discorso sull'astrazione, che è una cosa molto linguistica. Cioè, ci stavo pensando qualche giorno fa, però questo magari vorrei anche che intervenisse qualcuno al pubblico, perché effettivamente non lo so, cioè a me viene in mente così, e in questo magari sono anche un po' strano rispetto alla poesia italiana in generale. Cioè, nel tuo libro appunto c'è un'impostazione fiabesca. E effettivamente, cioè, stai parlando effettivamente di un mondo che non è quello reale, cioè è quello reale, però allo stesso tempo ha dei riferimenti letterari, tante immagini che si sovrappongono, questa cosa qui. Però allo stesso tempo nel tuo libro c'è anche tanta realtà, e proprio a livello linguistico tu tendi ad essere precisa, che ne so, se non è che mi dice la pianta, mi devi sempre dire il nome della pianta preciso. Il gesso. Ci stanno tanti, sì, il gelso, quello che è, poi ci stanno tanti colori. Forse questo anche perché, appunto, visto che tu stai parlando da un piano che è più astratto, tendenzialmente devi costruirlo e quindi devi dare delle immagini per fare in modo che questo mondo risulti in qualche modo rappresentabile. Nel mio caso, invece, questa cosa c'è molto meno, almeno secondo me, poi non so che impressione faccio agli altri, però in generale io tendo ad essere non vago, ma generico, proprio perché effettivamente io sono molto ancorato al reale nelle cose, quindi in qualche modo non ho bisogno di descrivere.
perché sono cose che sono giorno per tutti. Poi ovviamente ogni tanto spunta fuori il nano da sotto il letto, spunta fuori... È subito Lynch. Sì, è subito Lynch, insomma, cose di questo tipo. Però in generale sono molto ancorato alla realtà e quindi non ho bisogno di fare quello. E soprattutto io concentro il, diciamo, la dose di realismo e di immedesimazione della cosa non su un fattore di immagine, di descrizione, che quindi è visivo, ma più sul punto di vista del linguaggio, cioè sul costruire, fare una costruzione frasale, usare una sintassi, usare un tipo di lingua che ti faccia sentire dentro la cosa, perché è quella che è della tua voce interiore. Quindi non c'è bisogno di anticamere, di presentazioni, di descrizione per fare le cose. È questo. Sì, è che non riesco a prenderti sul serio il dinosauro sullo sfondo, però quello che dici è molto... Non prendere in giro Borbor, che ci vuole bene a tutti. Oggi no, assolutamente, anzi, forse questo devo dire, cioè, in realtà hai colto anche uno, al di là dei gelsi, della quantità di piante che ci sono nel mio libro, che potrebbe essere tranquillamente un erbario. Infatti i primi 10 che acquisteranno le copie avranno un fiocco in omaggio. Mancano le olive. Mancano le olive, le ho, per dimostrare che non è color oliva il libro. Io, per me è uguale, è identico. Non è uguale, non è assolutamente uguale, come se sei cieco, sei una talpa. E comunque la questione è appunto che sì, cioè, abbiamo anche un limite del mio libro, è assolutamente questa sovrapposizione di piani, no? Che in realtà penso che sia, venga da diciamo, una forma mentis in qualche modo, che secondo me è un po' tipica anche di quella che è la generazione dei millennials, no? Che sono comunque, non sono nativi digitali, ma comunque hanno fatto in tempo a incontrare appunto varie forme di tecnologia e secondo me... diciamo, in generale la tecnologia ci permette di pensare, di sviluppare i concetti più in orizzontale che in verticale, non so come dire, come se ci fossimo portati a, diciamo, spiegare un concetto attraverso più immagini, più concetti sovrapposti, ecco, piuttosto che fare una reale immersione in ODS-9. Questo più o meno è quello che io penso di aver ereditato da questa... anche dal stato tecnologico che la nostra generazione ha fatto, dunque noi non siamo generazione Z che è nata proprio lì in mezzo. E questo secondo me è appunto quello che nel mio libro anche genera tutta questa ossessione per la proiezione, no? La proiezione su diversi, sì, la proiezione, sì, sì, all'interno della stanza, la proiezione nel mondo della fiaba, l'uso di maschere, che in realtà è una cosa che fai anche tu, cioè tu comunque utilizzi quello di cui è composto il mondo a te intorno, cioè non hai riferimenti vintage, non so come dire, cioè tu utilizzi allo stesso modo la letteratura come i videogiochi, come la riscrittura di una canzone, penso a Scarborough Fair, per dire, e allo stesso modo io utilizzo come maschere la fiaba, utilizzo il cinema, è per questo che ci sono appunto, come ci sono anche molti colori, perché molti dei miei riferimenti sono visivi e quindi cerco di trasporli, no? Nelle proiezioni che creo, ed è per questo che il mio immaginario è in qualche modo anche, se vogliamo, più composito, a volte forse eccessivamente, no? Eccessivi riferimenti all'esterno. No, più composito non lo so, cioè nel senso più eccessivamente no. Al massimo, che ne so, io vedo, che ne so, nella seconda sezione c'è un po' più di reale, c'è un po' più di concreto, è una cosa che apprezzo. La chat comunque, la vede Davide, adesso io volevo dire, no, una cosa, sì, che sono d'accordo su quello che dicevi tu, sul fatto che avete due approcci molto differenti, soprattutto dal punto di vista linguistico, ma infatti lo accennavo anche prima. Però a questo discorso di come poi si manifesta appunto il perturbante e anche l'approccio appunto differente nei confronti della sessualità, no? Tuttavia pensavo che, so che appunto Simone in realtà ha detto no, queste cose psicanalitiche, cioè, però effettivamente... No, è perché non ci capisco niente. Perturbante appunto dato da Freud, in effetti cioè entrambi in qualche modo io penso che vi confrontiate con un ricorso, perché poi insomma soprattutto parlando poi di sesso si va sempre comunque a cadere lì, no? Sì. Va a stare anche a forse non lo so, a una retrocamera, comunque in qualche modo si attiva fino a quel bacino lì. Sì, no, secondo me è proprio una cosa. Poi lascio parlare agli altri perché vedevo che c'era gente che voleva parlare. Pacini che ha detto qualche cazzata quando l'ho seguito, sì, che era del... Sì, no, non sono arrivato all'intimità. No, volevo solo dire che la differenza, semmai appunto vogliamo usare anche cose psicanalitiche, è che in Daimond c'è una specie di desiderio nel desiderio, cioè nel senso il desiderio c'è. E invece il progetto per essere è tutto quanto un tentativo di liberazione del desiderio attraverso il successo.
Certo. Era solo dire questa cosa. Però appunto se abbiamo sempre a che fare col rimosso. Sì. Sì, no, no, è vero. Scusa, Simone, solo 2 secondi, poi diamo la parola agli altri, però in realtà magari se do uno spunto, magari lo riprendiamo dopo, che giustamente tu inizi a parlare del perturbante, no? Che secondo me invece è calzante per entrambi i libri ed è, secondo me, che si esplica anche nella questione del doppio, cioè penso dal mio libro, soprattutto la prima sezione, no? Dove c'è, ci sono due ragazze all'interno della stanza, ma di cui, della quale l'esistenza di una viene messa comunque in discussione, però è un essere simile all'altro eppure diverso, no? Il doppio è una delle massime manifestazioni del perturbante. Nel libro di Simone c'è c'è questo strano alter ego che in qualche modo è simile e dissimile al protagonista, non si capisce se è il suo alter ego, se è lui stesso, se è una proiezione, no? Quindi questa cosa è perturbante, avere sempre questo essere che spia, adesso non mi ricordo, che occhieggia dallo specchio in modo acido. Sì. Allora, c'è cioè, Francesco voleva fare una domanda. Io quasi quasi per spezzare la farei adesso e poi tornerei dopo sulla questione, su una questione che volevo porvi io relativa alla camera, ma magari anche facciamo poi vedere il video trailer che vi accennavo prima. No, buona idea. Vuoi fare la domanda? Ci sei, Francesco? Ecco, mi sentite? Sì, adesso sì. Sì, vai. No, ero mutato da Davide, quindi stavo aspettando il permesso. Davide, ecco. No, io ecco, in maniera anche... quando vuoi. Ah, okay. Ok, comunque mi sentite adesso. Sì, ecco, vorrei chiedere in maniera in parte anche provocatoria, innanzitutto, insomma, vorrei presentare un mio dubbio e in parte sfatare anche questo mito del grado zero, che secondo me cioè non esiste. Certamente appunto la scrittura di Simone di Burratti avviene chiaramente per sottrazione, però rispetto a quello che hai detto io percepisco in qualche modo una tensione erotica anche nella tua scrittura e se vogliamo anche una forma di romanticismo, o meglio, cioè penso che il romanticismo ci sia proprio in quanto paura del romanticismo, che è romanticissimo, questo almeno per me. Quindi vorrei chiedere, la mia domanda è questa, vorrei chiederti se senti la paura connessa ai tuoi testi, per quanto hai detto che ci sia questa volontà di rimozione del desiderio, magari nel contatto dell'io verso l'altro, appunto, di questo essere. Quindi la domanda è se per te la poesia, la tua, è anche connessa alla paura. E vorrei rivolgere la stessa domanda anche a Silvia, e poi vorrei anche chiederti, Silvia, se... cioè, da dove nasce l'esigenza di... una dimensione in qualche modo narrativa, penso insomma anche al contatto con l'iniziazione e poi con la fiaba, come avete detto. Ok. Allora, per quanto riguarda questa cosa del... Beh, intanto sono contento che ti risultino un po' erotici i testi, perché insomma cioè, non sono capace, però mi piacerebbe tanto, ecco, solo che le cose che accidono a me non accidono gli altri, quindi ci ho un po' rinunciato. Sulla questione della paura non lo so, credo di no, ma ci devo pensare, cioè è interessante come cosa, io credo che ci sia più nella poesia, almeno nella poesia che scrivo io, ci sia più il concetto di sofferenza, nel senso che scrivere per me è un modo per sigillare le cose brutte in modo che non esistano più, però non le cose che mi fanno paura, semmai le cose che mi ossessionano, che mi danno fastidio, che mi fanno stare male. Per quanto riguarda la paura, no. Cioè, magari ci può essere ogni tanto qualche riferimento all'incubo. Però, boh, cioè, quando sto lì nello scrivere, non sto traducendo un incubo, non sto cercando di esorcizzare qualcosa che mi spaventa, ma semmai qualcosa che mi resta in testa e che voglio mandare via. Sì, e mi intendo forse proprio la paura del dolore e della sofferenza. Sì, quello in quel senso forse sì, probabilmente sì. Grazie. Sì, vado io. Allora, no, ti dirò, sì, è connessa, così, la mia presa è connessa alla paura, perché appunto, come dicevo prima, io mi appello alla fiaba, no, e all'immaginario, alla tecnica della fiaba, anche nella misura in cui la fiaba mette in scena cioè il lettore, che sia bambino, che sia adulto, nella fiaba, nel percorso della fiaba entra in contatto con delle paure ataviche, no? Entra in contatto con degli archetipi, viene posto di fronte a simboli che significano, ad esempio, il bosco, no? Che è il grande, che significa l'ignoto, viene posto di fronte ai mostri, che come peraltro sono stati anche il tema del primo incontro, e giustamente anche Giuseppe Anima aveva detto mostro nel senso
reale del termine, ovvero l'apparizione, no? La manifestazione, perché è proprio questo in realtà. E quindi c'è, cioè, la mia poesia è anche un tentativo di attraversamento, in qualche modo anche di esorcismo in realtà, di incubi, di paure profonde, del rimosso appunto, se vogliamo, mettendolo in scena, no? Proiettandolo sulle pareti della camera, così che la camera diventa il luogo in cui l'incubo viene proiettato, attraversato e forse, però in questo non sono completamente certa, esorcizzato, nel senso che io non percepisco comunque la poesia e la scrittura come qualcosa di salvifico, ecco, questo perché lo troverei banalizzante, cioè per quello ci sono già i manuali di autoaiuto della Mondadori, non so come dire, cioè perché la poesia secondo me o la scrittura, no, si tentano di essere totalmente esorcizzanti, salvifici, finiscono per essere appiattimenti, in qualche modo, cose edulcorate. E in secondo luogo è connessa alla paura perché è connessa al trauma, quindi alla ferita, no? Nel senso il termine greco di trauma, che significa proprio ferita, ed è connessa alla ferita e alla paura del ritorno della ferita, perché quello che è in Demimonde c'è una ricorsività, no? C'è una ripetizione che in realtà è anche nel libro di Simone, no? Questo cerchio che non si può spezzare, che poi è il cerchio anche dei mondi possibili. Quello che io intendo con mondi possibili in realtà non è soltanto appunto, non so, la teoria della reincarnazione, io intendo proprio il costante ripetersi del desiderio e del trauma all'interno di un'esistenza. E quello che per me è fondamentale è quindi la costante paura, no? Della ripetizione della ferita, della ferita che venga inflitta più volte. E questo perché quello che io trovo interessante è che il desiderio, come il trauma, per quanto si manifestino in modo diverso, sono sempre una ripetizione in qualche modo. E questo che io mi ricollego anche al termine perturbante, perché la ferita è sempre estranea e familiare al tempo stesso, così come il desiderio è sempre assenza e presenza al tempo stesso, e quindi questo genera il paradosso e la ripetizione, genera la possibilità che queste cose ritornino. Come il coronavirus. È come il coronavirus, di cui la copertina del mio libro richiama, ma è un caso assoluto, questa copertina è stata pensata mesi fa, quindi non c'entra niente con il virus. La seconda questione è la narrativa, sì, quello è, non lo so, quello è sempre stato in qualche modo alla base della mia scrittura. Qui io non riesco a non pensare per progetti, non riesco a non pensare per, diciamo, con storie che abbiano o uno sviluppo in qualche senso, che sia una regressione o un proseguire. E non potrei mai creare un libro a frammenti disconnessi, ma quello penso che sia proprio una mia forma mentis, in qualche modo, e anche forse è legata ai riferimenti a cui mi appello, ecco, dalla fiaba al cinema. Non lo so, la componente narrativa per me è fondamentale ed è una cosa a cui non potrei rinunciare. Questo non riesco magari a razionalizzarlo al meglio, però è questo, è fondante per la mia scrittura. Grazie. Okay. Io volevo, prima di magari lanciare il video, volevo tornare un attimo su quel discorso dell'ambivalenza della camera, no? Di cui parlavamo. Ma quindi la camera è più claustrofobica o è più rassicurante? E come è cambiata, se è cambiata la percezione della camera in questi ultimi 3 mesi in cui siamo stati costretti a rimanere dentro la camera? Quindi non più una scelta, ma una, diciamo, un obbligo. Uno dei due può rispondere. Allora, appunto, per me la camera continua a essere una cosa rassicurante, tranne quando trovi l'estate gli scarafaggi, che può essere un po' un problema. Allora lì diventa l'incubo, però in generale sì, effettivamente, ecco, nel lockdown mi è successa una cosa un po' strana, perché effettivamente io stavo in camera prima, sto bene in camera pure adesso, però visto che c'ho una specie di rivalsa interna di qualsiasi tipo, cioè se qualcuno mi impone di stare in camera non ci voglio stare, questa cosa sì, ma penso che non sia così solo per me, ma anche per tanti altri. Quindi secondo me, anzi, ci sono più persone che si sono trovate a dover avere a che fare con questa cosa dello stare chiusi. Adesso sicuramente nel giro di un annetto usciranno un sacco di libri su questa questione del essere chiusi, non poter uscire, così. Cioè io il libro sul lockdown l'ho già scritto fondamentalmente. Facciamo la narrazione della premonizione che io ti avevo scritto il libro sul coronavirus. Sì, esatto, è un po' Sbevo nella coscienza di Zeno, che parla del fungo atomico, però ancora non c'era il fungo atomico. Cioè, un po' una cosa del genere. Poi ovviamente questa cosa continuerà a esserci, perché effettivamente è una cosa che fa parte della mia vita, però in modo un po' diverso. Semmai, secondo me, il lockdown non ci ha tanto portato a stare chiusi.
ci ha fatto vedere però come le forze, cioè il governo, insomma, cioè le forze che ci controllano siano, e anche appunto le forze naturali, siano totalmente, possono soverchiarci con una facilità immane, e quando appunto ci arrivano delle imposizioni di qualsiasi tipo, di pericoli di qualsiasi tipo, noi non possiamo fare assolutamente niente. Anzi, dovremmo fare qualcosa, poi non lo facciamo, perché mi dispiace, ma in Italia non l'abbiamo fatto, non ci siamo minimamente lamentati, siamo stati tutti bravi. Cioè, non vorrei citare Mussolini, ma effettivamente governare gli italiani non è, non è difficile, è inutile. Se evidentemente Mussolini si sbagliava, cioè, nel senso che, tanto, non c'è neanche bisogno di governare. Quindi questo. Però ecco, secondo me, cioè, risentiremo più di questo, del fatto che noi non siamo in grado di... riuscire a fare qualcosa se ci viene detto che non possiamo farlo. E quindi siamo effettivamente dentro un sistema e da lì non ci muoviamo, a prescindere dal sistema che ci troveremo davanti. Certo. E beh, comunque questa cosa della quarantena, di essere chiusi nella camera, già poeticamente, diciamo così, prodotto delle liriche molto interessanti, che tra l'altro di cui si parla anche in alcuni video del tuo canale YouTube, che cito adesso perché magari ce lo racconti un attimo, però prima, se Davide ce lo fa vedere, io mostrerei il video trailer di Progetto per S, che è proprio ambientato dentro una camera e a me piace molto, quindi enjoy. Io direi un gradino sotto Lynch, un gradino sopra Pupiavati, cioè proprio... Grazie, grazie. No, vabbè, allora, quel video appunto è stato fatto con mezzi di fortuna e diciamo anche con una spinta ironica che nel libro effettivamente non c'è, o non c'è così tanto, però serviva semplicemente a creare un po' quell'immaginario, no? Quindi da una parte sta appunto la camera e questa roba qui, anche quegli incubi che in realtà non ci sono così tanto nel libro, anzi magari vengono più nelle cose nuove che sto scrivendo. E poi ci stanno anche tutti i riferimenti cristologici, il caso, insomma, che ci sono, c'è anche nell'epigrafe del libro. E questo sì, il canale, beh, questo è in realtà è legato al canale, nel senso che avevo fatto questo video per pubblicarlo, dovevo avere un canale, quindi poi ho usato questo. Il canale è una cosa abbastanza nuova. Per adesso sono usciti appunto 3 video in cui parlo anche soprattutto di poesie brutte. E in questo momento, diciamo, c'è stato questo... mi sono preso un attimo di pausa perché questi 3 video, diciamo, erano abbastanza collegati fra loro, e mi sono preso una pausa per il fatto che, ok, questa cosa ci pensavo da un bel po', e c'avevo anche un programma e una scaletta che poi appunto per il lockdown non è stata più possibile, e quindi devo ripensarlo un attimo, perché comunque sia l'obiettivo sarebbe quello di andare a fare poi, appena ripartirò, almeno un video a settimana. E mi servirebbero anche dei collaboratori, delle persone che magari fanno dei video insieme a me anche a distanza per mettere dei contenuti che magari non sono in grado di fare. È un canale che in realtà, per quello che si è visto adesso, appunto sembra molto ironico così, ma non sarà solo questo.
nel senso che ci sarà appunto una parte molto concentrata sulla poesia contemporanea, non ci saranno recensioni perché io non mi considero un critico, però ci saranno magari consigli di libri, incontri con gli autori, critiche dei deficienti di turno che compaiono quasi quotidianamente, però ci sarà accompagnata anche un'altra parte che sarà più didattica, se vogliamo, quindi che ne so, collezione di metrica per gli studenti, analisi di alcune cose della poesia del Novecento, quindi diciamo una via di mezzo tra queste cose. E poi ovviamente l'anno prossimo, se arriverò a fare video fino all'anno prossimo, ci saranno i nuovi Poetry Razzi Awards, probabilmente in live, con ospiti e tutto. Sì, Silvia è già candidata appunto perché ha pubblicato adesso, quindi sicuramente troveremo un posto anche per lei nella classifica. Io chiederei a Silvia di leggerci qualcos'altro, se ha voglia. L'avevi... Sì, allora leggerei gli ultimi due testi. Uno che è il primo testo, proprio quello che è inserito anche nel file, che è una sorta di, non dico testo manifesto, però comunque racchiude un po' il significato della riflessione sui mondi possibili, in qualche modo infatti uno dei primi testi in realtà della prima sezione, che è chiamata Prima Transizione, e poi leggo un testo invece, diciamo, proprio... all'antipode dell'ultima sezione, che è quella costruita sulle prose, appunto, dove c'è l'incontro di questa creatura, come dicevo prima, che è la creatura in qualche modo generatrice, no? La creatura nelle stanze della cui mente si consumano e si ripetono tutte le possibilità di un'esistenza in qualche modo. Se fosse questo un mondo a metà tra mondi, estratto come un numero dalla boccia di vetro, se fosse siamo creature corrotte da qui e altrove, l'inframondo, una possibilità senza coscienza. L'idea è che le pareti tengano, che una spinta di vita non le crepi, eppure sento qualcuno fuori guarda. Ci saranno, ci sono state, miliardi di pareti che non tengono, vita che spingono, di camere prima e dopo. Da un altro sogno ha imparato la violenza. Uomini e donne gli imprigionavano la bocca con un morso da cavallo, la strapazzavano come una bambola. Alcune donne le mettono il rossetto, la pettinano e le stringono il collo. È un'orfana con padre e madre. Questa camera è molto rosa, ma umida come una tana. C'è odore di corpi mischiati, di sangue, di vestiti usati per dormire. La creatura non vede mai nessuno rimanere dentro la stanza. La ragazza si fa legare con corde spesse, ma quando si sciolgono i nodi, cala un silenzio di vetro. La creatura si chiede perché, nella camera rosa, ci siano tanti oggetti di ferro. Questo è un po' sadomaso, eh? Senti chi parla, perché ho parlato una cosa sul fisting, scusa. Il fisting non è sadomaso, il fisting è dentro il sesso, questo è proprio un... Il nostro bordello di Amsterdam, anch'io volevo fare qualcosa di un po' simile. E invece hai scelto il verde lì. Esatto. Per smorzare il sadomasochismo. Questa che ci hai letto, Silvia, era una prosa. Una prosa della terza sezione, sì, assolutamente. In entrambi i vostri libri c'è questo continuo spostamento, no? Tra i versi e invece la prosa. Parliamo un attimo di questa ambivalenza in qualche modo che vi accomuna? Sì, allora io lascerei parlare poi solo Silvia, cioè, perché insomma più o meno fatico un po' a parlare di questa cosa, perché per me è normale così, quindi semplicemente mi permette semmai di andare, di evitare tutte quei vizi di tradizione che ci sono quando vai a capo quei versi. Che poi adesso sta diventando così anche per la prosa, perché ormai comunque c'è una tradizione di poesia in prosa, prosa in prosa, a seconda delle varianti in Italia, che sta diventando la stessa cosa.
però diciamo che per adesso ancora la sento meno e quindi tendo a preferire la prosa. Però per il resto appunto farei parlare Silvia perché per lei è diverso, perché appunto ci sono due sezioni in versi e una completa in prosa. Sì, in realtà, beh, appunto, in realtà c'era stata una recensione appunto di Roberto Battisti che ha fatto un'osservazione molto interessante secondo me sulla prosa di Simone, appunto che, se adesso correggimi se sbaglio, diceva che in qualche modo era un modo di uscire anche, no, da una zona confortevole, no, dei versi, cioè un modo di uscire altro in un modo più netto. Adesso sto parafrasando male, comunque era un'osservazione interessante in realtà che mi ha fatto riflettere anche sulle mie di prose in qualche modo, perché la mia idea adesso faccio breve comunque perché magari lasciamo leggere anche Simone, la questione era che all'interno di Mimond c'è una regressione, no? Una regressione non soltanto di storia e di personaggi che, o di proiezioni dell'io, più che altro, più che personaggi che gradualmente si animalizzano, no? Gradualmente diventano più ferini e arrivano fino ad arrivare appunto alla manifestazione, no? di questa creatura. E questo avviene, praticamente voleva essere una regressione non soltanto a livello tematico, ma anche a livello linguistico. In realtà poi non so se è una cosa che sono riuscita a fare, però se nella prima sezione c'è una riflessione, no, sul desiderio, sull'assenza dell'altro, che è anche un tentativo di razionalizzarlo, di razionalizzare questa assenza e questo desiderio irrisolto, no, che viene sezionato in tutte le sue parti, e nella seconda sezione, una sezione più cupa, no, che si appella alla fiaba e quindi con poesie più brevi, in qualche modo che sono anche più dense, più oniriche, più scure. E la terza sezione, appunto, voleva essere questo mondo vegetale e animale, e per farlo mi servivano in qualche modo degli agglomerati, no? Degli agglomerati semantici e qualcosa che, insomma, ricordasse in qualche modo un nucleo. E secondo me la prosa mi sembrava che fosse l'unico strumento in grado di saldare due piani che per me erano fondamentali in questa sezione, ovvero il piano dell'istinto in qualche modo, no? Questa è comunque una creatura che è metà animale, metà divina, ma è comunque una creatura primordiale, eppure allo stesso tempo è una creatura che si proietta nelle vite degli altri ed è una creatura quindi che ha una fortissima razionalità, nel senso che la sua mente è suddivisa in stanze, dunque non potevo naturalmente creare solo un animale che non fosse nient'altro che quello. E per saldare questi due piani, no, mi serviva la prosa, almeno quello che è uscito è stata la prosa, mi ha concesso di avere questi agglomerati di senso che riconducevano a questo non luogo originario che saldava due estremi apparentemente impossibili. Ecco, e poi comincia Simone, il problema della tradizione non è indifferente, ecco, in qualche modo forse, non lo so, a volte a tratti per me è stato un impedimento, forse anche per entrare nella mia visione, perché comunque sei sempre portato a scartare in base ai riferimenti che la tua tradizione, perché ognuno ha la sua tradizione personale, non esiste la tradizione con la T maiuscola come il capitalismo, sì, certo. Non so come dire, no? La tradizione è sempre personale, così come personale il trauma, così come personale il desiderio, e quindi insomma questo in sostanza. Beh, a questo punto chiederei a Simone di leggerci una prosa. Sì, allora, se volete vi leggo una prosa. Io preferirei, se ci sono interventi, preferirei sentire interventi vari, però se volete, cioè se non ci sono, leggo l'altro resto. Ma abbiamo ancora tempo, secondo me. Ok, va bene. Sperando che i cani non mi attanaglino come gli piace fare appena comincio a parlare. E vabbè, questa è sempre la Progetto Press, non è questa. E si intitola 11 ore, nuovi modi per uscirne. Reazioni, soluzioni, adescamenti alla solitudine, per farlo nel modo giusto, libero da tutti i mondi a cui non ho accesso, dalle profondità che mi controllano, senza pensare più a spie di senso nella tenda che si muove nel momento in cui mi giro a guardarla, a congiunzioni alternative possibili, o alla luce quasi religiosa del cellulare sul comodino, innalzato a oracolo della mia sera, come a un'ultima forma di salvezza. Le donne e gli dèi erano a un altro livello. Le mani luminose che scendono in soccorso dal soffitto e se tutto va bene mi portano via. Piccole speranze per grandi uomini, piccoli uomini per grandi ambizioni. Gli alieni entrano sempre nelle menti in cui dovrebbero. E invece poi, l'evoluzione della specie,
almeno per quanto mi riguarda. Dio che esce dal suo tempio e se ne va ovunque, troppo ovunque, e cioè non qui. La luce slitta lentamente sui grandi quadranti della mia stanza. Vivo sempre meno e il mio corpo è sempre più grande. Nella mia stanza non ci sono vortici di vento e polvere e tutto è sotto il mio controllo. Bisogni fisiologici, azioni scriptate. Il cavatappi che scintilla nell'ombra del suo cassetto come un'ancora al sicuro in fondo al mare. Le dipendenze mi fanno sentire più tranquillo, che dividono la giornata in prima delle sei e dopo le sei, e cioè finalmente le sei. E allora eccola lì la mia salvezza, in buio in fondo al bicchiere che mi inghiotte e mi promette che qualcosa può succedere, il più degno sostituto di quello che può succedere. E ancora la stanza che vibra, il lampo bianco in mezzo agli occhi e tutto su lungo la pancia, esaurimento forze. Un minuto di silenzio per il nostro imperatore. Titolo provvisorio, nuovi modi per uscirne. Io che sto bene qui, ma quando sto qui non sto bene. Ma poi, una volta fuori da qualsiasi svolta o evento, andare dove? E soprattutto, con chi? Tornare a casa è la parte più difficile della vita. Temporeggiare, il verbo più esatto per la contemplazione. Fontana o torrente che sia, il rumore dell'acqua. Il rumore dell'acqua per tutta la mia vita. Quando sento finalmente che nessuno mi è caro. E allora di nuovo buio, porte chiuse, serrande abbassate. Posizione orizzontale come l'unica possibile. E tappi per le orecchie. Bene. Grazie. Io chiedo al pubblico se hanno domande, se qualcuno vuole intervenire, curiosità. Ah sì, no, intanto volevo rispondere a Bernardo che... Non siate timidi, che siamo sempre nella camera. Siamo... ma non siamo ancora un po' lucidi. No. E se nessuno vuole intervenire... Volevo dire un attimo una cosa a Bernardo, prima che non gli ho... Quindi, vai Simone. No, volevo solo dire a Bernardo che non gli ho risposto prima, stavo scherzando, che insomma, cioè, l'inermità di cui parlava Dal Bianco non lo so, perché io nella vita sono inerme, però effettivamente nella scrittura è l'unica cosa in cui non c'ho un po' di controllo, e quindi, visto che ce l'ho, cioè, continuo a operarlo e questa cosa non si scappa. Allora, abbiamo una domanda da Davide. Io gestivo la chat e quindi mi sono sentito in dovere anche di scrivere prima di prendere la parola. No, è una curiosità più che una domanda, è molto larga, quindi sono curioso di sapere come rispondete in realtà. Visto che alternate spesso, anzi sempre, prosa e poesia, a quanto ho capito, volevo sapere se considerate che esista una differenza tra il linguaggio poetico e altri tipi di linguaggio verbale, ovviamente. E se sì, se nei vostri testi c'è qualche caratteristica che fa capire questo scambio. Non so se ho capito bene, cioè gli altri tipi di linguaggio, cioè linguaggio artistico, tipo, non so, prosa... Non per forza artistico in realtà, sempre linguaggio verbale ovviamente, quindi mi limito alla verbalità, visto che comunque sono opere sulla carta, sono scritte, non sono poesie installative, non sono poesie orali. Volevo capire se dal vostro punto di vista esiste una differenza tra linguaggio poetico, o se esiste qualcosa che voi chiamereste linguaggio poetico, e invece dei linguaggi differenti. Ah, ok, scusami se non avevo afferrato. Allora, qui temo di dover cadere nella banalità, non so, forse perché non sono molto, non so se ho ancora razionalizzato bene su questa questione, o forse magari non ce l'ho ancora così chiara, magari da esporla in un modo che possa non sembrare imbarazzante, ma ci provo. Io credo assolutamente
di mio che il linguaggio poetico sia un linguaggio altro naturalmente rispetto alla lingua comune, perché è un linguaggio che in qualche modo deve evocare dei mondi possibili, no? E anche se vogliamo un raddensamento di mondi possibili, perché le connessioni che si instaurano, no? I legami semantici che si instaurano all'interno di un testo di poesia non sono in grado, allo stesso grado di quelli che si instaurano ad esempio nella comunicazione comune, dal mio punto di vista. E inoltre altrimenti non sarebbe, penso, un linguaggio artistico, no? Non sarebbe un linguaggio comune. E però, ecco, nel linguaggio poetico, secondo me, deve essere un precipitato anche, no? Di tratti della lingua, ma lo è involontariamente, no? Assorbe tutto quello che è la persona, perché la scrittura è un fattore troppo intimo per non essere anche connesso alla questione linguistica, cioè è per questo che un testo secondo me deve essere anche stampato, perché altrimenti continuerebbe a riscriversi continuamente, no? Ad esempio nella mia poesia è fondamentale anche il recupero del linguaggio popolare, no? Ad esempio delle filastrocche, dei modi di dire, dei luoghi comuni, perché per me questo è un modo per riuscire a evocare mondi altri, però utilizzando una pasta linguistica, no? Che è composita e composta anche da quello che mi circonda, da quello che sono io, però per me è un linguaggio altro, assolutamente. Sì, poi non so se era questa la domanda, però. Sì, sì, sicuramente era centrata la risposta. Ah, ok. Ok, no, io mi ricollego a quello che diceva prima Antonello, che effettivamente mi era sfuggito, poi non gli avevo più risposto, sul fatto che il grado zero in qualche modo è irraggiungibile, eccetera, sì, è vero. Però secondo me bisogna sempre avere una tensione verso il grado zero, che poi non ci si arrivi, è normale, è anche giusto così, però ci deve essere quella tensione e questa tensione verso il grado zero per adesso, almeno per come la sento io, è più facile attraverso la prosa che non attraverso il verso. Detto questo, diciamo che al di là di varie eccezioni in cui magari è semplicemente il fatto che scrivo un testo in cui le frasi sono relativamente brevi, cioè insomma le frasi, insomma, non mi ricordo la definizione, però le parti del discorso sono relativamente brevi, quindi mi permette di andare a capo. E per il resto, se io scrivo in versi, faccio una cosa che tendenzialmente è molto diversa. Cioè, tendo comunque a grado zero, però alzo il livello di formalizzazione, perché fondamentalmente ho un po' la fissa per quelle cose lì, quindi se io scrivo in verso devo scrivere una cosa che sia super, non dico chiusa, ma deve avere una sua impostazione, per cui ci sono continui rimandi tra un verso e l'altro, ci deve essere proprio una sensazione di compattezza, che spesso, appunto, non è successo in tutti gli testi che ho scritto, ma spesso si traduce magari anche in testi che cominciano con in versi, che cominciano in un modo e il punto sta alla fine, perché è tutto collegato. E quindi, cioè, creare questa vertigine che è tendenzialmente tecnica, io di formazione, alla fine studio metrica e queste cose qui, e quindi quando mi concedo di fare questa cosa, diciamo che non è un esercizio formale, ma ci faccio entrare delle questioni tecniche che fanno parte effettivamente della tradizione più che non quando scrivo in prosa. Grazie per le risposte. Se posso rubare qualche altro minuto, perché, cioè, qual è la motivazione del tendere al grado zero? Beh, la motivazione del tendere al grado zero è il fatto che io quando leggo un testo, quando scrivo un testo, tendo sempre a pensare a una voce interiore. La voce interiore è qualcosa che mi rappresenta, che mi sveglia, che mi contraddice, che va in qualche modo a dare una percezione del reale, della mia vita, diversa da quella che abbiamo tutti i giorni. E però, affinché questa cosa entri, ho bisogno che sia fatta con la mia lingua, cioè con la stessa lingua in cui io penso normalmente. Se ci vedo invece un surriscaldamento, diciamo, di quelle forme linguistiche, questa cosa tende ad arrivarmi un po' meno. Tendo a vederla come più finta, ovviamente riferendomi a contemporaneo, non riferendomi alla poesia del Novecento. È una cosa mia, però io vorrei, cioè, affinché qualcosa mi entri, deve parlarmi così come mi parlerei da solo. Fondamentalmente è questo, secondo me. E poi perché, appunto, se no lì dobbiamo tornare appunto sempre a Barthes a pensare al fatto che effettivamente la poesia non può più essere considerata una prosa più BPC e che quindi fondamentalmente deve essere più una questione di sostanza che non di orpelli che aggiungi a una sostanza che in alcuni casi quando ci metti gli orpelli vuol dire che forse la sostanza non c'è, almeno oggi. Ok, grazie.
C'è anche Bernardo che voleva fare una domanda. Bernardo, se sei ancora lì. Manifestati. forse è silenziato. Sì, ma credo che possa... Basta schiacciare sul microfono, dovreste riuscire a smutarlo. No? Ok, adesso dovresti. Okay. Ora posso. Okay. Buonasera a tutti. No, volevo integrare la cosa che dicevo a Simone un po' in maniera, insomma, un po' faceta, riguardo all'inermità, no? Perché al di là del fatto che è un tema che mi interessa in questo periodo, perché ci ho fatto un lavoro sopra, che poi uscirà anche per la Balena Bianca, stando sul tema, la camera, spazio quindi chiuso, circoscritto, nella mia testa spazio ortogonale, come dire, non modificabile, cioè un qualcosa di veramente riducibile a una forma geometrica, è una perfetta figura dell'inermità, cioè al contrario, dell'essere ben armati, perché tu, Simone, sì, ci hai letto delle poesie e ci hai confermato questa tua poca predisposizione all'inermità, perché appunto per te la stanza è un luogo chiuso, che però ovviamente in realtà si dimostra anche molto altro, perché io, se ascolto le tue poesie, anche quella di Silvia, penso più a una camera oscura, quindi, come dire, al dispositivo per cui tu sei dentro e sei fuori, e se sei dentro sei ribaltato rispetto alla tua reale, come dire, apparenza. Insomma, io vedo più una camera oscura che altro. E poi, questa non è una domanda, ma è un'osservazione che potete magari cogliere o meno, sempre sullo sfondo l'idea dell'inermità, quindi della possibilità che la camera sia veramente un luogo, una sorta di luogo di riparo o meno, ma se ne è già parlato. Guardavo così per sfizio l'etimologia di camera, e l'etimologia di camera ha, come dire, come sfumatura non tanto la forma squadrata ortogonale, ma l'arco e la volta. Cioè, viene da al greco camera, che, come dire, probabilmente quando veniva usata la sua accezione originale, vedeva più l'immagine di una stanza coperta da una volta, da una curva, quindi è già qualcosa che rompe, come dire, una regolarità della forma, per come ce l'ho in mente io. Poi vabbè, nella paginetta dell'etimologia che guardo sempre io, qui poi trova anche l'aggancio con delle parole come addirittura, cioè va a dirci che camera, poi da camera viene camptein, il verbo camptein greco, da cui anche gamba, cambiare, campo, gambero, tutta una serie di cose che non c'entrano niente, eppure comunque mi danno l'occasione di pensare alla camera come un luogo di mutazioni, cioè di curve, curvilineo. E credo che quindi in questo senso già di per sé la parola neghi la possibilità che la camera sia uno spazio chiuso e di riparo, ma che al contrario sia un luogo dove sperimentare una certa, come dire, un certo disordine, ecco, un caos. Grazie. Silvia? Parto dall'ultima osservazione, sono d'accordo. La camera per me, ad esempio, è, come hai accennato anche tu, la considero un luogo di metamorfosi, appunto, cioè un luogo in cui l'io si trasforma in base anche alle desideri che in qualche modo e dunque modificano il soggetto, no? Modificano l'io e appunto hanno delle ricadute sulla percezione. Quindi a maggior ragione appunto la camera, proprio perché è esclusione dal mondo esterno, no? È un luogo in cui la metamorfosi può avvenire forse in misura maggiore, no? In grado maggiore, proprio perché in qualche modo il soggetto è, come posso dire, è vittima anche di se stesso, no? È oggetto in qualche modo. E questo qui mi ricollego appunto alla prima questione, che è una cosa molto interessante, la questione del dentro e del fuori, che in realtà è quasi ossessiva nella questione di Demi Monde, e in realtà c'è anche nel libro di Simone, però la facciamo giustamente in due modi, secondo me, diversi, nel senso che anche quando nelle poesie, c'è una serie di poesie che sono connotate col simbolo del sistema
dell'insieme vuoto, no, in The Remote, che indicano una voce in qualche modo off, cioè la voce che parla dall'esterno rispetto alla camera, perché una camera non esiste se non esiste un esterno, no? Il dentro non può esistere senza un fuori, è per sé sempre comunque una questione di paradossi. E appunto, ad esempio in The Remote, che sembra una cosa che non c'è in Progetto Terrestre, anche lo sguardo esterno non è mai proiettato all'esterno, è comunque sempre uno sguardo che guarda all'interno della camera, no? E da qui anche il perturbante della camera, che comunque essendoci un dentro esiste anche un fuori e dunque c'è sempre qualcuno che guarda all'esterno. Il perturbante quando l'estraneo in qualche modo si mette a guardare all'interno della camera e ci rende oggetti, no? Ci rende feticci, ci rende appunto oggetto del suo sguardo, perché il suo sguardo ci modifica, il suo sguardo perturba l'equilibrio della camera, no? Perturba la casa delle bambole, perturba l'infanzia, perturba l'idilio, e anche se è un idilio magari che è reso animato da proiezioni dell'io che possono essere orrorifiche, però comunque un equilibrio. Invece con l'elemento esterno si attiva quella catena di sguardo, dello sguardo, dello sguardo, e allora diventa un gioco di specchio, non c'è nulla di più perturbante dello specchio, perché lo specchio ci rimanda la nostra figura completamente nitida, che è una cosa che in natura non esiste. Nessun essere umano si potrebbe vedere in modo nitido in natura, perché le superfici riflettenti hanno sempre dei difetti, e invece lo specchio ci rimanda la nostra immagine dall'esterno, così come esattamente siamo troppo vicini e dunque siamo anche l'orrore. Mi sono dimenticato la prima cosa, però comunque sia sì, cioè sono d'accordo con Bernardo, nel senso fondamentalmente la camera è una specie di torre di controllo strettamente militarizzata e in qualche modo è anche una regia che però, come diceva Silvia, effettivamente cioè, guarda all'interno e non all'esterno, almeno per adesso, per quello che ho scritto fino adesso. Poi si bari su questa cosa, cioè parlare sempre di questo mondo chiuso non vuol dire non parlare dell'esterno, perché c'è sempre, cioè, semmai è come se fosse la negazione dell'esterno è quello che in qualche modo valorizza l'esterno come possibilità, come qualcosa da indagare, che viene indagata, diciamo, in controluce. Sulla questione dell'etimologia, adesso magari se Battisti spero che Battisti ti contraddica, perché questa cosa mi disturba, perché effettivamente sì, no, non la sapevo. Per me è un po' strano, perché anzi mi fa crollare un po' un mondo, perché io tendo sempre appunto, cioè, il quadrato è la cosa che mi fa stare tranquillo, sicuro. Appena vedo una curva so che non posso misurarla e mi inquieto. Infatti sono felice di non essere nato uccello, perché ho fatto apposta per mandarti in tilt, perché... Sì, grazie, ti ringrazio, sei molto dolce. Comunque mi viene in mente anche proprio un inciso: Appartamenti o stanze di Carmen Gallo dice molto di queste cose, non so se avete presente il libro. Perfetto, preciso, insomma, sul tema. Sì, sì, no, è vero, non so se è fondamentale per scrivere The Remote, che, cioè, per me Appartamenti o stanze è veramente un capolavoro, Tra l'altro ho conosciuto grazie a Tommaso Di Dio, quindi... Mando un link, Simone, con l'etimo, guarda per lì. grazie, ti ringrazio. Allora, Battisti dice che il rapporto fra camera e campaign è possibile ma poco chiaro, che potrebbero essere tutte le voci di sostrato. Comunque, anche se ti disturba, Simone, l'idea della camera come qualcosa di curvilineo, per ricordare, all'inizio si torna all'utero, francamente. Quindi, cioè, sì. Partiamo dall'inizio. Sì, sì, ma io credevo nel progresso, no? Nel senso, alla fine esci da un utero, da un uovo, quello che è, però poi ti metti in un posto che è bello, preciso, sì, misurato. E che non è... No, sei sempre nell'utero, Simo. La stiamo buttando in cacciara, chiede Nibali. Sì, forse sì, forse sono quasi le 8, quindi se non ci sono altri... etimologici o non, domande, quelle se non ci sono... attimo di silenzio per vedere se ci sono. Non ci sono, e io lascerei la parola a Francesco, che ci dice un paio di cose sui prossimi appuntamenti di Medium Poesia. Ci sei, Francesco? Sì, eccomi. Sì, innanzitutto, volevo ringraziare tutti, Tommaso, te, Antinisca, Davide, Michele, per tutto il lavoro che avete fatto per questa rassegna. Insomma, sono stati tre incontri, ci sarebbe anche l'idea di un possibile prosieguo a
giugno, in futuro almeno. Adesso non sappiamo fino a quando poi ci sarà l'estate di mezzo, quando si potranno rifare eventi di poesia, però l'idea è di continuare. Intanto, ecco, volevo segnalarvi l'attività di fine maggio della prossima settimana, questo festival organizzato con tutti i ragazzi del Centro di Poesia di Catania. E quindi appunto volevo ricordarvi queste ultime giornate in cui facciamo questi ultimi eventi, poi non si sa se proseguiremo, da mercoledì prossimo. Non so se vuoi ricordarli tu, Michele, direttamente con vari nomi. Vai, fai tu. Ciao a tutti e grazie a chi è rimasto fino alla fine. Mi sentite? Sì? Sì, sì. Perfetto. E sì, il progetto di cui parla Francesco è un progetto di rassegna, in realtà, di festival che si svolgerà in 4 giorni, che saranno il 27, il 28, il 29 e il 30 di questo mese, tutti i giorni alle 6:30, con 4 incontri. E il titolo dell'intero progetto è Modalità ritratto, poetica in connessione. E insomma, saremo noi ragazzi di Medium Poesia insieme a Gianluca Furnari e Pietro Cagni del Centro di Poesia di Catania a moderare gli incontri, che avranno come ospiti 12 poeti e si intitoleranno Cercatemi fuoriuscite, Ritmo e disarmonia, Il tempo sospeso, Mito e realtà. E, bravissimo Davide, così possiamo anche condividere gli ospiti. E niente, quindi vi aspettiamo anche lì, sempre sui nostri canali, diffonderemo il link pochi momenti prima e niente, quindi continuate a seguirci. Se Francesco vuoi aggiungere qualcosa, non so. No, non penso che abbia già detto tutto, quindi appunto iniziamo mercoledì prossimo, io modererò questo incontro con Valentina Murrocu, Francesco Tipaldi, Bernardo De Luca, poi vedo che c'è la grafica, quindi potete leggere gli altri incontri, quindi vi invitiamo a partecipare tutti per questo festival di fine maggio, chiudiamo così la stagione. E ringrazio tutti per averci seguito, insomma è stata un po' una sperimentazione anche per noi provare a fare degli eventi con questa modalità e ringrazio tutti gli ospiti che hanno partecipato e tutti voi. E io anche vi saluto e ringrazio Silvia e Simone in particolare, se ne sono andati tutti, no, siamo ancora qui, per lo scambio di prima e di ora e anche di dopo, spero. Citando Simone Burratti, tornare a casa è la parte più difficile della vita, ma noi siamo tutti già a casa, quindi... Risolto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.